Quando zio Giacomino è nato nel 1919, presidente del Consiglio era Vittorio Emanuele Orlando, il presidente del Consiglio della Vittoria. E Giacomino ha vissuto poi tutta la sua vita a Soveria Mannelli, vedendo quello che è successo sia nella nostra comunità sia a livello nazionale. Quando aveva 3 anni è arrivato il fascismo in Italia e anche lui poi è stato un balilla, un figlio della lupa. Poi ha partecipato alla guerra ed ha fatto il percorso di tutta l'Italia tornando a casa a piedi e in quella pagina terribile della Seconda Guerra Mondiale. E poi nel secondo dopoguerra è riuscito a costruire una famiglia, una bella famiglia, e ha vissuto onestamente, lavorando con la sua arte di sarto e conosciuto in tutta la nostra comunità. Quindi lui ha potuto vedere sia in Italia che a Soveria Mannelli quello che c'era durante il regno, quello che c'è stato durante il fascismo, quello che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, quello che c'è stato nel dopoguerra, e ha visto quello che è accaduto sia in Italia che nella nostra comunità, l'emigrazione, poi il grande boom economico, a Soveria Mannelli l'arrivo dell'ospedale che cambia in maniera positiva complessivamente tutta la nostra comunità, e poi anche questi anni recenti con lo sviluppo di Soveria Mannelli che diventa un punto d'incontro dell'innovazione a livello nazionale e che vede la crescita di grandi aziende industriali come la Rubettino, Camillo Sirianni, il Lanificio Leo, 3 importanti industrie storiche che si sommano anche a quelle recenti che sono nate e che fanno di Soveria Mannelli un polo di produzione e anche un polo di creatività e di cultura, una comunità che si è fatta conoscere nel resto d'Italia e del mondo attraverso la provocazione intellettuale, attraverso l'innovazione, essendo diventati il comune più informatizzato d'Italia e probabilmente ancora lo siamo dopo 15 anni. Giacomino ha visto tutto questo. Giacomino è un testimone ed un esempio perché è stato sempre dedito alla famiglia, al lavoro, al rispetto del prossimo. Ed è proprio su questi valori spirituali che la nostra comunità è diventata forte, ha una grande identità e guarda con fiducia al futuro, così come ci insegna zio Giacomino.